Eri tu, quel canto. Adam, esegui la scansione. È un membro della quarta unità aerea. Non è una canzone. Sembra una canzone solo perché la voce che si ripete viene ritratta. Lily, puoi decodificarlo? Certo, ci provo. Quarta unità aerea. Traditrice tra di noi. Attenzione, trappola. Movimenti incontrollabili. Dolore, dolore eterno. Cerco riposo. Stacca la corrente. Metti fine. Che facciamo? Sai qual è la sua volontà. È finita. Sì, che i tuoi ricordi vivano in eterno. Che i tuoi ricordi vivano in eterno. Thank you.
molto familiare. Sì, dal modo in cui parli, suppongo che stia andando bene con la pesca. Qualunque cosa accada, vada come vada. A presto, Clyde. Va bene. È stato bello avere visite allora, sì. Per stare un po' in compagnia. Molto. Sì, dal modo in cui parli. Qualunque cosa accada. Angelo, confido che ormai tu abbia colto l'importanza del pesca. Dico bene? Certo, l'esca può fare davvero la differenza. Esatto, sarà fondamentale se vogliamo andare a pescare sul serio. Non fidarti delle imitazioni. Potremmo chiamarla esca eccezionale. Esca eccezionale? Sì, e ne ho solo una. Se riesci a trovarne qualcuno. Va bene, l'esca magari avrà fortuna. A presto, Clyde. Va bene, è stato bello avere visite allora. Torna al capo di quando vuoi per la... Ho una domanda. Sì? Che c'è? Tu ricordi il processo di formazione del tuo amico? Inviare e ricevere dati, salvare ed elaborare. Ho passato decine, poi c'è. Davvero? Io ho impiegato 27 fai piuttosto prudente. Dalle ricerche che ho fatto, non ci sono nemmeno più persone speciali. Non ho mai avuto una discussione, sì, non posso che pensare. Ottimo, Eve. Ora finisco di configurare il dispositivo. Vorrei che mi aiutassi con un'ultima cosa. Che cosa c'è? È semplice. Devi inserire il codice della rete e attivare il nodo di comunicazione. E io entrerò in modalità standby della connessione di rete. Va bene, se proprio insisti. Se qualcosa va storto, non è colpa mia, è chiaro? Apprezzo la preoccupazione, ma non prevedo alcun grave problema. Stai bene. Adesso lì ero. Solo il sistema di rete è distrutto. Allora, come andava? Sono sempre me stesso. Non sono riuscito a tornare in modalità IoT. Però, nulla è cambiato. La mia ipotesi. Purtroppo, sono ancora più confuso su ciò che mi è accaduto. Che ti aspettavi? Considerata la natura dell'intelligenza artificiale, cercare di comprendere il motivo di formazione della coscienza non ti aiuterà a decidere se sei umano o no. Forse Adam ha ragione. Perché non provi a fare altro? Potresti osservare i cittadini di Zion che conducono le loro vite. Non hai fatto motivo da solo. Forse hai ragione. Grazie per i consigli. Devo prepararmi per la mia migrazione verso cose nuove. Thank you.
recinto spine. Ce ne sono parecchi qui intorno. Questi cadaveri sembrano morti da un bel po'. Quindi ci vuole molta destrezza per sopravvivere nella lava. Ma su ha la stoffa per farlo. O forse ha avuto fortuna. Questa è... Non è la sua arma. Fammi vedere. Deve averla persa in combattimento. Sono rimaste poche munizioni. Mi sembra proprio un buon segno. No, non è morto qui, questo è certo. Se l'avesse persa mentre l'attaccavano, il suo cadavere sarebbe qui vicino. Le informazioni ricavate dalle indagini suggeriscono che Su stesse cercando qualcosa in quest'area. Ha fatto almeno un combattimento qui. Più di uno, probabilmente. E che poi sia andato tutto male. Ho il sensore di sistema di stazione e i dati sulle impronte raccolte. Per fortuna non sembra che molte altre persone siano passate di qui. Bene, scopriamo dove è andato Su. Spero sia ancora vivo. Già, lo spero anch'io. Questo è. Io. Le impronte finiscono più o meno qui. Sembra un buon posto per nascondersi, no? Chi va là? Ah, eccolo lì. So, sono io. Come ti senti? Angela, come? Bene, immagino tu abbia già capito tutto, se sei riuscita a raggiungermi fin qui. Come vedi, ho abbassato la guardia. Sono vivo, per fortuna, ma non potevo più lottare con il braccio resto ferito. Potevo solo scappare e nascondermi qui. Ero riuscito per un pelo a recuperare le parti per le gambe di Enya, ma non serviva a niente. Non ce la facevo a tornare. Cosa ti ha spinto a fare una cosa così pericolosa? E senza neanche dirlo a Enya? Io non ho potuto fare niente per Enya. Se non era per te, io sarei... Non parlare così. Torniamo indietro, subito. Enya ha bisogno di te. Eve, cosa è successo a Su? Non gli è accaduto niente di grave, vero? Ah, no, tranquilla. Era partito per una missione disperata. Cercava un gran impianto che ti permettesse di camminare. Cosa? Poi le cose sono andate male ed è rimasto intrappolato nella landa. Su, perché non entri? Racconti tu il resto. Enya, io... Ecco. Su. Mi dispiace. Quindi, tu pensavi che volessi camminare? Beh. È chiaro che lo voglio. Ma... Ah, ecco. Non ha senso camminare, se vuol dire perderti. Enya, mi dispiace. Mi sentivo inutile a starmene con le mani in mano. Volevo aiutarti. Io volevo solo vederti camminare di nuovo. Tutto qui, davvero. Mi dispiace. Non farlo mai più. Dico sul serio, non farlo mai più. Sei qui per il tesoro. Cos'è questo tesoro di Tiva? Non te lo ruberò. Tesoro. Mio, queste sono. Ti sei tenuto queste scuse di me? Mio tesoro. Ho abbandonato un tesoro. Tesoro. E da dove sei scappata? Vuoi aiutarmi? Dal vostro deserto. Ok, va bene. Ti aiuto. Non hai notte con il tornerò? C'è qualcosa che direi che... È stato bene, alla prossima, va bene. Enya, vederti stare in piedi e camminare così mi fa davvero piacere. Allora, che cosa ti ha portato entrambi qui? Ho una richiesta per te. Tempo fa, un piccolo drone è venuto al bar. Un drone? Oh, intendi Digger? Il drone ha detto di aver riconosciuto la canzone di Enya e poi se n'è andato. Ho fatto di tutto, ma non riesco proprio a trovare quel drone. Eve, mi dispiace disturbarti per questo. Se sapessi qualcosa sui miei ricordi, potresti ottenere altre informazioni dal drone. Beh, Digger ora è a Zion. Non sarà difficile scoprirlo. Oh, grazie al cielo. Ti faccio sapere appena scopro qualcosa. Nel frattempo, dovresti rientrare. Meglio che ti riguardi. Grazie. Grazie, come sempre.
come Sky ci sarà. Anche oggi c'è molto da fare. Forza. Un pesce grande come il tetrapode di Adam. Interessante. Ciao, hai cambiato? Sì, Digger. Digger, sei stato tu a parlare con ella, giusto? Sì, le attività artistiche sono strabilianti. Era la prima musica che udivo. Sento che la mia comprensione della cultura umana è notevolmente migliorata. So che sai qualcosa sulla canzone. Vorrei che tu mi dicessi di più. Sì, Eve, sei un ospite molto speciale, perciò te lo dirò. Le informazioni hanno a che fare col tanto di Enya. Prima di stabilirmi nelle piane dei Rottani, ho attraversato numerose regioni diverse, raccogliendo 149 petabyte di dati. A Zion ho scoperto una persona che intonava un canto corrispondente ad alcuni dati vocali già registrati nel mio archivio audio. Una canzone può essere cantata da più cantanti? No, la somiglianza è così elevata da ritenere che si tratti dei vocalizzi della stessa persona. Ho acquisito questi dati da un luogo chiamato Teatro dell'Opera, ora noto come Rovine Sepolte. Ora sai tutto ciò che ho detto a Enya. Perfetto, forse le cose iniziano ad avere senso. Grazie, Digger. Lieto di essere d'aiuto. Torna a trovarmi. Ciao, Digger. Che te ne pare? Al momento. Ora devo andare. I miei compagni mi aspettano. Perché io non ho... Ci rivedremo. Adesso sei pronta? Nessun rimpianto?